Molto bene, grazie, molto interessante apprendere tutte queste cose, perché ovviamente sono cose che chi le maneggia nel quotidiano le conosce, spesso noi cittadini le conosciamo soltanto in parte. E quindi ringrazio l'assessora di questo intervento. Mi hanno colpito molte cose, ma in particolare mi ha colpito l'espressione le autostrade digitali. Molto bella questa. E queste autostrade si stanno allargando. Certo, è interessante avere delle autostrade che si allargano, però giustamente ricordava quanto è importante non solo poi avere le macchine per andare sulle autostrade, ma saperle guidare. Ed avere il criterio perché la guida sia una guida costruttiva e sia una guida che porti benessere. E nelle premesse, naturalmente, tutta questa evoluzione ha il sapore buono, ma è chiaro che le competenze, l'alfabetizzazione, il diventare sempre più consapevoli è ovviamente all'attenzione con tutti i progetti di cui, seppur brevemente, ci ha dato cenno. Quindi grazie mille del suo intervento. Bene, non vedo l'assessore Curioni che mi pare sia ancora in piena da altre parti, quindi andiamo avanti, magari le chiederemo un contributo quando poi sarà disponibile. Quindi possiamo andare avanti nel programma e la seconda voce è sempre una voce che ci porta in questo campo delle innovazioni digitali. A parlarci sarà la dottoressa Isabella Bovero, che presiede, non molti forse sanno che cos'è il Club Digitale, i convegni sono anche l'occasione per conoscere delle realtà interessanti che esistono sul territorio e che magari le persone sono impegnate ad occuparsi di altre cose, quindi magari sono delle informazioni importanti che non si possiedono. Il Club Digitale, per non sbagliarmi, mi sono fatto stampare quanto dal sito del Club Digitale viene messo in home page, è un'emanazione del gruppo terziario innovativo di industriali Reggio Emilia. Quindi il Club Digitale è nato con l'intento di offrire un luogo di incontro e confronto dedicato a tutte le tematiche legate alla tecnologia di informazione. Quindi vedete anche come il Comune porta avanti tutta una serie di iniziative che hanno a che fare con questo mondo dell'informatica, anche l'Unione Industriale per parte sua, ecco, attraverso questo Club Digitale, fa tutta una serie di cose che adesso avremo il piacere di sentire. Prego. Ok, avete visto attraverso questo video
la presentazione del Club Digitale. Chi di voi conosce, o meglio, conosceva prima di adesso il Club Digitale? Per alzata di mano? Perfetto, nessuno. Tre. Ottimo. Infatti, normalmente questa non è la platea insomma, in cui ci presentiamo, per cui ringrazio gli organizzatori perché è una buona occasione insomma, per farci conoscere e per raccontarci. Ma non solo questo. Quindi il Club Digitale, diciamo per gli amici Club D, è nato nel 2011. È nato nel 2011 come luogo di incontro, come anticipato, incontro e confronto per tutte le aziende che del territorio fanno information technology. Cosa facciamo? Quindi innanzitutto sono state aggregate queste aziende. Cerchiamo di innovare, quindi facciamo incontri per capire dove siamo, cosa facciamo e dove vogliamo andare. Cerchiamo di ascoltare il territorio, per cui questo anche è un buon ascolto, ascoltiamo le imprese, ascoltiamo le aziende, le persone. Facciamo cultura digitale, all'interno delle nostre imprese, perché anche giustamente all'interno delle nostre imprese c'è un grande gap digitale. Cerchiamo di valorizzare le eccellenze del territorio e vi spiegherò perché. E in tutto questo ricercare e andare avanti. Quali sono i nostri strumenti? I nostri strumenti sono questi che avete visto prima nel video, il Club di Incontra, sono degli incontri che facciamo sul territorio, nelle nostre aziende di produzione, incontri di formazione su varie tematiche, incontri di ricerca e di innovazione. Le nostre aziende sono una quarantina circa. Quindi all'interno di un'industria ci sono una quarantina di aziende che si occupano di information technology e hanno diverse competenze. Non ve le leggo, sono veramente tante e sono competenze ovviamente che devono servire alle nostre aziende, alle nostre realtà, per cui il nostro compito è anche farci conoscere all'interno di tutto il territorio. Ma veniamo a dove ci trovate. Anzi, prima di venire a dove ci trovate, scusate, non sono abituata col microfono mobile. Cosa stiamo organizzando in questo momento? Siccome è un momento particolare, perché si parla, come detto dal rettore, di digital transformation, di vortice, di cambiamento, di questa cosa che chiamiamola onda che ci può travolgere se non la sappiamo navigare, stiamo cercando di organizzare, l'abbiamo già fatto, 6 incontri sulla vision, cioè su quello che sarà il futuro del digitale, perché è abbastanza, diciamo, facile, semplice fare ricerche di quello che è oggi il digitale, ci guardiamo attorno, facciamo ricerche, guardiamo le nostre aziende, le nostre realtà, ma come sarà il futuro? E il futuro che si sta delineando è abbastanza impressionante. Abbiamo avuto Microsoft come ospite, abbiamo avuto Siemens e avremo altre realtà come Oracle, Adobe. Sono ovviamente incontri aperti alle imprese, ma io credo, perché no, anche a chi di voi è interessato. Ci trovate sul portale dell'associazione, su Facebook, su LinkedIn, ovviamente siamo un Club Digitale, quindi ci trovate su tutti i social. Se ci volete seguire, ci trovate. Vediamo a noi oggi. Chi di voi sa chi è questa persona in foto? Alzi la mano. Ok. È più facile per il mio mondo, perché io faccio marketing e comunicazione. Lui è Philip Kotler e mi piace molto quello che dice, ormai è una costante anche l'uso di questa frase. L'unica costante è il cambiamento, quindi inizio così dicendo che l'unica costante è il cambiamento. È potente, cioè è vero, è quello che sta succedendo. Lui è un guru del marketing, per questo lo conosco. Veniamo a noi oggi, il digitale oggi. Quanti di voi oggi si sono collegati ad internet per alzata di mano? Qua mi aspetto più mani. Oh, perfetto. Quindi quasi tutti. Non vi chiedo per fare cosa. Immagino il 90% per leggere le mail, per andare su social, per mettersi sempre in contatto con la realtà. Vedete che grazie anche a questo, alla nascita insomma dello smartphone, quindi negli ultimi 5 anni, questa accelerazione è stata potente e grazie anche a questo il mondo del lavoro si sta sempre più
incrociando con il mondo con la vita privata. Quindi mentre una volta noi dedicavamo 8 ore al mondo del lavoro, 8 ore al sonno, 4 ore a cibo, giochi e via dicendo, ora è difficile riuscire a dividere in questo modo le ore che noi dedichiamo al lavoro, alla famiglia e al resto, perché ormai con il fatto che noi abbiamo in mano questo oggetto facciamo tante cose insieme. Non so se è un bene. Cosa sta succedendo quindi in questo momento su internet? Abbiamo detto che tutti di voi siete collegati a internet. Ieri sera, mentre preparavo la presentazione, sono andata su dei siti, perché ce ne sono veramente un'enormità. Uno di questi è The Internet in Real Time, lo potete andare a cercare. E questa era la situazione a ieri sera. Vedete quante cose stanno succedendo. Mentre noi siamo fermi, 1 minuto, 2 minuti, post, blog che nascono, account nuovi, tweet, WhatsApp, Snapchat, di più. Già io 5 anni fa, credo, feci una ricerca mia personale, insomma, che mi serviva per lavoro, per capire quanti erano i social network. Ne rimasi impressionata. Avevo una lista infinita di social network, non ci capivo più niente. E veramente questo, poi sapete, no? In base alle zone, in Italia si usano più alcuni social network, in America altri, insomma, dipende anche dalla popolazione quale social network preferisce utilizzare, ed è veramente impressionante quello che si può ricercare e fare. Poi ci sono dei siti come Comscore che vi fanno vedere che cosa succede in tempo reale, minuto per minuto, quali sono i dati che vengono, le interazioni in forma di dati, quindi cosa succede a livello di dati. Noi abbiamo un problema di dati, le nostre aziende hanno un problema di dati, vedremo perché. E questo è un po' il quadro. Valeria parlava a livello di regione, di città, di quello che sta succedendo su internet, quanti siamo connessi. Questo è un quadro dell'anno scorso, credo sì, dell'anno scorso, su quanti sono le persone che sono connesse in rete. Vedete che ancora l'accesso non è per tutti, ma se noi facevamo questa analisi 5 o 6 anni fa, questi dati non erano così, erano molto molto ridotti. Questi dati ovviamente sono così adesso per l'avvento dello smartphone, quindi per l'avvento di quei dispositivi mobile che ci permettono di fare, di navigare e lavorare continuamente. Un'altra domanda, oggi è la giornata delle domande, sapete chi è questo? C'è anche scritto Tim Berners-Lee. Diciamo più che altro che cosa ha fatto, Valeria lo sa, gliel'ho già chiesto a un altro convegno. Lui è l'inventore di internet, poco conosciuto, ma è lui che ci ha cambiato la vita. Lui nel 1991 ha pubblicato il primo sito web al mondo presso il CERN. Quindi diciamo che è a lui e non agli inventori dei social che dobbiamo tutto questo. Quindi un dovuto riconoscimento, diciamo. Che cosa sta succedendo? L'ha detto prima sia Valeria che il rettore. Siamo nell'epoca della rivoluzione digitale, della digital disruption. Io lo chiamerei anche rinascimento industriale, rivoluzione culturale, perché effettivamente prenderà le aziende, coinvolgerà le aziende, ma di fatto coinvolgerà tutti noi. Il digitale oggi, io non sono, giuro, non ho niente, non ho dispositivi mobile addosso in questo momento. Il digitale oggi dov'è? E che cosa sta combinando il digitale oggi? È ovunque, perché pensiamo ai trasporti, pensiamo a aziende come Uber, pensiamo alla famiglia, alla società come sta cambiando, alle associazioni, alla città come si sta evolvendo, alla scuola, all'università, vedremo dopo, alle aziende. Quello su cui mi focalizzerò io oggi è la parte delle aziende, perché è quello di, diciamo, nostra competenza. Ma in prima persona vorrei dirvi che tutto questo ha a che fare con le persone. Quindi quando si parla di Industry 4.0, rivoluzione industriale, rivoluzione culturale, rinascimento industriale, parliamo di fatto di persone. Persone che stanno subendo quello che vi dicevo all'inizio, un cambiamento forte. Queste sono onde digitali, per dirvi che
Le rivoluzioni industriali sono rivoluzioni questa è la quarta, sono state rivoluzioni industriali lente. Le invece rivoluzioni digitali, quindi che sono partite dal 1990 in avanti, sono onde velocissime che appunto abbiamo la necessità di capire, conoscere per non farci travolgere. Non vi faccio storia, ma questo semplicemente per capire dove siamo arrivati ora, no? Alla rivoluzione industriale, alla quarta rivoluzione industriale. Siamo partiti con la prima, con l'avvento della macchina a vapore, la seconda, la terza, la quarta è quella di oggi. La quarta è quella basata sui cyber psychical system, quindi questi oggetti interconnessi. Ma la quarta, come vedete nel grafico a destra, cioè come vedete nei pallini che identificano il blu, la prima rivoluzione, il verde, la seconda e così via, porta con sé un grado di complessità elevato. Quindi è quello un po' che sconvolge e ci fa insomma, pensare che dobbiamo andare velocemente. Quindi l'Industry 4.0, questa è una slide che ho rubato a Bairati, che è venuto a un nostro convegno qualche settimana fa di Confindustria. L'industria opererà in un mondo connesso, fatto di oggetti, servizi, persone, dati. E questo cosa fa sì che? Fa sì che aumenterà la competitività fra le aziende e l'efficienza. E ci sarà necessità di interconnettere tutto, macchinari, persone, informazioni, sia all'interno della stessa fabbrica, che non viene più chiamata fabbrica, ma viene chiamata smart factory, sia all'esterno. Quindi tutta la catena del valore. Questi sono alcuni termini trovati sulla rete, una ricerca veloce da fare per identificare quella che è l'industria 4.0, cioè può essere chiamata fabbrica intelligente, viene chiamata semplicemente rivoluzione industriale, smart factory, smart industry, internet delle cose. Questa è una definizione che ho rubato al Sole 24 Ore, perché si parla tanto di industria 4.0, volevo darvi una versione non mia, ma quanto più ufficiale. E Industry 4.0 è questo, il nuovo paradigma della produzione industriale, totalmente automatizzata e interconnessa, già sviluppato in Germania e in parte negli Stati Uniti e in Francia. Quindi il concetto chiave è questo: cyber security, big data, cloud computing, realtà aumentata, robotica, prototipazione rapida e radio frequency identification. Praticamente connettiamo tutto. Vedo delle facce spaventate oppure un po' anche confuse, avete ragione. Parliamo di stampante 3D, chi conosce la stampante 3D alzi la mano, ok? Quindi di stampanti che ci permetteranno di fare tantissimo, perché adesso un prototipo lo stampiamo, non lo dobbiamo spedire, un domani potremo stampare anche, che so io, il dente dal dentista, un dente nuovo, cioè si stanno facendo numerose applicazioni grazie alla stampante 3D. Quindi trasforma l'analogico in digitale l'industria 4.0 e probabilmente rimpiazzerà le grandi catene di montaggio con i piccoli laboratori specializzati nella stampa 3D. Quindi annulla, cosa farà? Annulla quelle che sono le differenze tra industrie e servizi, tra produttori e consumatori, tra hardware e software. Voi pensate oggi le aziende, le nostre aziende del territorio, sono aziende che non tutte sono digitalizzate, hanno dei problemi di costi fissi. Pensate alle aziende che possono invece crearsi oggi da zero e la potenzialità che hanno grazie alla digitalizzazione. Si creerà un divario grande e probabilmente tutte le aziende che conosciamo, non tutte, buona parte delle aziende che conosciamo oggi, fra qualche anno non ci saranno. E così anche i lavori. Adesso non vi annoio su questo quadro, non so neanche più quanto tempo ho perché sto parlando. Ok, solo per dirvi che Industry 4.0 se ne parla partendo dalla Germania, ma adesso tutti gli altri governi, gli altri stati stanno cercando di affrontare quella che è questa trasformazione notevole e capire come affrontarla con le imprese manufatturiere. Quindi anche in America, grazie al National Network for Manufacturing Innovation, ne stanno parlando, anche in Cina. E ahimè anche in Italia, anche se con un poco di ritardo. Vi lascio questi modelli di riferimento, ma andiamo avanti. Si parla quindi anche di yacht. Sapete cosa sono gli yacht? Per alzata di mano.
Sì, no, pochi, ok. IoT, o Internet of Things, è la rete di oggetti fisici che contengono tecnologia incorporata per comunicare o percepire o interagire con i loro stati interni o l'ambiente esterno. E queste applicazioni ci sono già in alcune aziende del nostro territorio, ci sono già aziende eccellenti che sanno il potenzialità di questi sistemi, che possono trasmettere dati, raccogliere dati e a distanza, ad esempio, posso, si faceva l'esempio in un nostro convegno, posso ad esempio tramite anche questi sensori verificare se le api stanno bene in un'arnia, cioè si possono veramente fare tante cose con questa sensoristica. Quindi si passa da quella che è la rete delle persone alla rete di oggetti. Quanti di voi vorrebbero avere sensori che vi permettono, non so, in cucina di sapere se è pronto da mangiare piuttosto che se il frigo è vuoto o è pieno? No, non c'è interesse. Comunque questi saranno probabilmente i primi campi applicativi. E si stima che nel 2020 questi siano dispositivi connessi, circa 50 miliardi di dispositivi connessi, quindi voi adesso avete uno smartphone in tasca, fra 6 o 7 anni avrete qualcosa di più, sembra anche sui 7 dispositivi a persona, quindi vedo delle facce sconvolte, ma i 7 dispositivi a persona sarà banalmente l'orologio, il telefono, non lo so che cosa sarà, ma si stima che sarà questo. Già i macchinari, alcuni di oggi, sono più intelligenti, più social, più reattivi. Vedremo cosa succederà più avanti. Ultimamente non si parla già più di Internet delle cose, anche se vi ho appena spiegato più o meno cos'è, ma si parlerà di Internet di ogni cosa. Già dal 2013 si parla di questo, quindi non solo delle cose, ma delle persone, degli animali, di qualsiasi cosa. Tutti sognano, no, di avere un microchip un domani sotto la pelle che ti permette di lasciare a casa bancomat, carte di credito, tessere della Conad, della Coop o quant'altro. Forse tutti lo sognano. Questi saranno il numero di oggetti. Prima abbiamo parlato dei numeri di oggetti connessi, questi invece sono i numeri di ogni cosa connessa, quindi non solo oggetti, che si prevede che siano collegati nel 2020. Lasciamo da parte questa slide che era semplicemente per fare un quadro che di fatto queste sono adesso le aziende più quotate in borsa. Vedete com'è cambiato, se facevamo la stessa fotografia 30 anni fa Apple, Google, Alphabet e Microsoft non c'erano. Adesso queste sono le aziende che funzionano, aziende che fanno digitale e aziende che sono in questo mondo. Quindi il digitale cosa sta cambiando? Sta cambiando anche tutti i modelli di business, le relazioni, le comunicazioni, i media, la formazione, l'informazione. Si parla di sharing economy. Ne avevate già sentito parlare di sharing economy? Sì, ok. Quindi questa economia cos'è? Dal possesso all'accesso. Non vogliamo più possedere la musica, la vogliamo scaricare su Spotify, non vogliamo più possedere i film, li vogliamo guardare su Netflix. Quindi si basa anche, è un'economia che si basa sulla fiducia, perché se io oggi voglio andare in macchina da un posto all'altro e uso Uber, si basa sulla fiducia delle persone e si basa su di noi che non siamo più consumatori passivi, ma siamo consumatori attivi che creiamo contenuti, che diamo feedback. Quando ci muoviamo diciamo sì, mi è piaciuto quel passaggio, quando con Airbnb vado in un appartamento dico se questo appartamento è pulito o sporco. Noi ormai ci stiamo fidando sempre di più delle persone. Una volta si diceva non parlare con lo sconosciuto, la mamma diceva questo al figlio, adesso noi parliamo con lo sconosciuto via internet senza più problemi, senza più filtri. Quindi questi sono i nuovi modelli di Airbnb, i nuovi modelli del digitale. Stavo facendo un esempio fra Airbnb e la catena più famosa del mondo, ormai ha superato anche questa catena, vale 24 miliardi più della catena Marriott, quindi, e non possiede, cioè la sharing economy è questo, cioè non possedere alberghi, non possedere appartamenti, ma mettere in relazione le persone. Quindi l'economia di oggi è fatta da queste aziende. Vado avanti sulla generazione dei digitali perché non c'è più tempo, ne parlerete dopo.
questi sono i nativi digitali, noi non facciamo parte di io non faccio parte di questa generazione e non faccio parte neanche di quella generazione che allattava con lo smartphone, è arrivato un po' dopo. Però i miei figli sono sicuramente nativi digitali, io sono un'immigrata digitale, perché no, può avere senso anche essere immigrati digitali, nel senso che noi siamo più prudenti forse nel navigare in internet e riusciamo ad aiutare i nostri figli, invece i nostri figli aiuteranno noi all'uso della tecnologia, quindi quelli che sono la generazione X verranno spiegato dopo. E anche il mondo delle app. Quanti di voi hanno scaricato app nell'ultima settimana? Pochi. Sì, anch'io ero più app maniaca lo scorso anno, quando ho cominciato con lo smartphone. Questa è una vignetta, giusto perché in questo mondo ormai anche le vignette fanno parte del digitale, e questa donna dallo psicologo dice che non riesce a fermarsi, vuole sempre scaricare app, e lo psicologo dice giustamente: tu sei totalmente matta, hai bisogno di molte sessioni, e poi pensa lo psicologo, Steve Jobs non è solo bravo a fare marketing, anch'io insomma, quindi questo è quello che può creare l'app, può creare anche dipendenza, poi insomma dopo vedremo anche se e come ci sono dipendenze digitali. Il digitale domani, vado molto veloce perché sul digitale domani abbiamo un punto fermo molto importante, che sono i dati. Noi comunichiamo continuamente, creiamo una quantità di dati impressionanti, quindi questa esplosione di dati è difficile da gestire, e un domani, voi sapete che come misuriamo i dati? I dati si misurano in bit, inizialmente il primo bit, poi il byte, il kilobyte, poi il petabyte, l'exabyte, il zettabyte, non sono, io questi li ho dovuti copiare perché non me li ricordavo, comunque queste sono unità di misure dei nostri dati. A marzo del 2011 si diceva che ci scambiavamo in rete 21 exabyte. Per il 2016, quindi per quest'anno, si prevede che il traffico supererà la soglia dell'exabyte per sconfinare nel territorio degli zettabyte. Questa l'ho rubata da Siemens, che è venuto a fare un intervento da noi. Se una tazzina di caffè equivalesse a un gigabyte, uno zettabyte avrebbe la stessa dimensione della Grande Muraglia cinese. Impressionante. Cioè vuol dire che noi dobbiamo gestire tutti questi dati, noi aziende. Per non parlare della complessità, della problematica della privacy di questi dati. Perché voi adesso navigate in internet, scaricate le app, ma non avete più privacy, lo sapete? Siete tutti, cioè tutti. C'è chi sa dove siete, con chi state chattando, dove state andando, e questo è un problema grande e grave di privacy che andrebbe gestito a breve. Questo si pare, parlando di futuro, che proprio il dato possa essere la nuova moneta del futuro. E anche questo come concetto non è male, cioè un domani io mi scambio dati con aziende, perché questo è importante, giustamente non ne poteva più e mi ha detto che mancano 5 minuti. Ok, i prodotti saranno più smart, più connessi, avremo le macchine che ci porteranno dove vogliamo, ci sono già questi prototipi, un domani quindi non avremo bisogno di guidare, non avremo bisogno di possedere le cose. Il 65% dei bambini che iniziano oggi il lavoro, scusate, il loro ciclo di studi, bambini che lavorano, saranno destinati a trovare un lavoro che oggi non esiste. Questo è un altro dato impressionante del World Economy Forum. Cioè il 65% dei bambini che iniziano oggi a studiare, un domani hanno quale tipo di lavoro? Non si sa. In quale tipo di azienda? Non si sa. Vado avanti per dirvi che esistono anche dei social particolarmente strani, visto che il dato è la nuova moneta del futuro, Ether, che è un social un po' particolare, continuerà, grazie all'intelligenza artificiale, a scrivere per voi blog anche quando sarete morti. È un po' strano, si inventa un po' di tutto. E Facebook farà scegliere che
chi gestirà la nostra eredità digitale, anche questa è una nuova funzione. Vedo facce sconvolte, ma e questo è quello che sta succedendo. Ancora l'intelligenza artificiale, ve la risparmio, finisco dicendo questo, la quarta rivoluzione industriale, quella che stiamo vivendo, ha bisogno di persone 4.0. Noi abbiamo una grossa responsabilità, aiutare i nostri figli a cogliere questa opportunità, a capire cosa sta succedendo. È inutile resistere, il cambiamento arriva anche per noi analogici. Grazie. Dottoressa, grazie.